Raga, finalmente ci siamo. Domani, stagione 7 di Fortnite. Quanto cavolo passa veloce il tempo ultimamente. Io ovviamente vi ricordo, domani non mancate il live per nessun motivo, raga. Inizierà dalle 13:15, finirà verso le 16:15. Quindi mi raccomando, mettetevi la sveglia domani alle 13:15, quindi le 13:15. Non mancate, perché come ben sapete ci sarà un contest fantastico per voi, nella quale due di voi vinceranno una skin leggendaria. Oppure, in caso non riesco a regalarvi le skin, perché se non sbaglio i regali verranno tolti tra poco in gioco, vi darò lo stesso regalo che avrei dovuto farvi, in soldi, quelli 25 euro. Mi raccomando, per vincere questo contest basta guardare la live per un bel po' di tempo. Io tramite un bot appunto vedrò chi di voi ha guardato per più tempo la live. Basta tenere acceso il telefono o il computer sulla live e alla fine eleggerò i vincitori. Saranno due, quindi non c'è bisogno nemmeno che arrivate i primi, basta arrivare secondi. E poi raga, shopperò tutto il pass battaglia fino al livello 100. Penso di essere uno degli unici immortali da farvelo vedere. Festeggeremo i 500.000 iscritti live insieme. Insomma raga, sarà una live imperdibile. Perciò mi raccomando, non mancate domani alle 13:15. E da questo iniziamo con il video. Trailer della season 7 raga, e bene. Sì, ultimamente in giro per il web ne sono girati tantissimi. E oggi raga appunto dobbiamo parlare di tutto quello che è successo in questa season e del trailer e del nuovo teaser, che è fantastico raga, qualcosa di veramente bellissimo. Quindi mi raccomando, non perdetevi nemmeno un secondo di questo video raga, dato che è l'ultimo per questa season. 20.000 like, vediamo se siete così bravi da riuscire a raggiungerli. Mi raccomando, condividete con tutti i vostri amici questo video raga, perché vedremo un botto di roba interessante. Se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina, che è vicino al tasto iscriviti raga, c'è il tasto iscriviti rosso e vicino c'è una campanellina. Se non lo farete probabilmente vi perderete la live della season 7. Perciò raga, mi raccomando, attivatela. E se ovviamente ancora non vi siete iscritti, è inutile che ve lo dica. Per non perdervi la live, iscrivetevi. Detto questo, andiamo subito in game. Ultimo video in questa season, ragazzi. Ci mancherà un po' la stagione 6. Anche perché nella stagione 7 il menu cambierà completamente. E io ancora non ho capito cosa cavolo sono queste cose qua a destra, vicino alle montagne. Anzi, sopra le montagne. Ragazzi, secondo voi è sabbia o neve? Perché nello scorso video nessuno me l'ha detto. Dato che l'ultimo video dobbiamo scegliere una bella skin da usare in onore di questa season, per ricordarcela. La skin simbolo di questa season, raga, ovviamente è stata Manny. Una delle skin veramente più belle che abbia mai visto all'interno di questo gioco, secondo me è qualcosa di fantastico. E direi di usare anche il cagnolino, che ci sta un botto con Manny. Allora raga, come ben sapete è uscito il secondo teaser della stagione 7. Guardatelo, è veramente molto molto figo, perché è praticamente come lo scorso, che era molto simile, o meglio come una parte dello scorso, perché lo scorso raga era questo qua, il teaser che è uscito l'altro ieri. E se vedete, se noi zoomiamo in basso a destra, viene fuori esattamente il teaser che è uscito oggi, cioè lo sciatore, o meglio, mi correggo, la sciatrice. Esatto raga, uno sviluppatore dell'Epic, guardate che cosa ha scritto, sempre Donald Mustard raga, alla fine è sempre lui il direttore generale dell'Epic, ha scritto "She's here to shred", che letteralmente significherebbe "è qui per distruggere". Beh, se lo diciamo in italiano non c'è niente di particolare, ma in inglese la parola "she" è il pronome personale femminile, quindi indica un lei. Lei è qui per distruggere, con quest'immagine. Allora, se la guardo più attentamente sembra una sciatrice, perché questi qui raga sono appunto degli sci, evidentemente degli sci, però sembra anche un ninja. Guardate, ha questo aspetto da ninja, tipo furtivo, sembra che stia scappando da qualcosa. Allora, dato che questa qui è una parte del vecchio teaser, quindi probabilmente la parte in basso a destra, se noi andiamo a vedere il vecchio teaser, vediamo praticamente che lei sta scappando da lui, da quello che sembra essere la vera bestia della stagione 7. Noi ieri abbiamo visto che la skin finale del pass battaglia numero 7 è probabilmente ha qualcosa a che fare con quello che c'è adesso allo slot 77, sì, del pass battaglia attuale. Un'altra cosa un po' meno importante è che l'Epic appunto in questo teaser ha scritto "una giornata gelida sorge", tre puntini di sospensione, bah. Ovviamente raga, ormai l'abbiamo capito, l'hanno capito tutti, l'hanno capito ormai anche i muri, la season 7 è basata a tema ghiacciato. E un ragionamento che fa il gruppo Fortnite News di Telegram raga, un gruppo fantastico, è che dato che Donald Booster l'ha chiamata lei, quindi gli ha dato della femmina insomma, non può essere la skin aim, ovvero la skin battuta di caccia. Perciò è molto strana come cosa. Un'altra cosa molto importante che è successa raga, nella prelobby di Fortnite ha effettivamente iniziato a nevicare. Vi ricordate che nello scorso video, appunto nel video di ieri, vi ho fatto vedere il terreno con un po' di neve, con qualche cristallo di neve. Ebbene sì, ora ha iniziato a nevicare, però solo nella lobby, probabilmente per non dar fastidio in game. Uno dei video più belli che ho visto fino adesso è questo qui raga, l'avanzamento della nube dall'inizio alla fine. E c'è una cosa che non mi aspettavo, guardatelo attentamente raga. Anzi, guardiamolo insieme, questo qui è il 19, il 20, il 21, il 22, il 23. Ok, vedete che i giorni avanzano. Guardate raga, una cosa che si nota molto facilmente è che non è che avanza dritta verso di noi, noi siamo al centro della mappa in questo caso, eh. Vedete qua c'è un coso cinese, quindi sì, siamo più o meno al centro della mappa. Sta andando raga molto verso destra, e più andiamo avanti più si vede questa cosa. Guardate quanto va verso destra raga, è praticamente sopra di me in questo momento. Beh, e se noi cambiamo prospettiva raga, andando verso destra, quindi mettiamo che la bufera parte da qui, perché effettivamente la bufera partiva da qui, andando verso la destra per noi, quindi la sua sinistra, va verso spiagge snob, che è una delle città più discusse per questa season 7. Perché se noi traduciamo spiagge snob in coreano, quindi mettiamo il gioco in coreano, viene fuori qualcosa tipo spiagge innevate, insomma qualcosa di innevato. Perciò raga, le tre città che tutti pensavano che venissero appunto distrutte, insomma che cambiassero per questa season 7, erano spiagge snob, laboratorio della latrina e palmetto paradisiaco. Ma sinceramente raga, a
adesso sono molto molto convinto per spiagge snob, anche dopo aver visto questo video. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti, mi raccomando ragazzi, ci tengo. E ditemi ovviamente se parteciperete alla live di domani 6 dicembre alle 13:15. Un'altra cosa molto interessante è che il supporto a un creatore si è effettivamente esteso, quindi mi raccomando, inserite il mio codice BLAZE-CAPTIDYT all'interno del vostro negozio oggetti. In basso a destra, supporto a un creatore, inserite questo codice in modo tale da partecipare a un contest nella quale a 5 di voi regalerò una skin leggendaria. E se il primo periodo dei regali sarà finito, vi darò quello che dovevo darvi in skin in soldi. Quindi tranquilli che vi darò tutto alla fine di quest'anno. Allora, osservando un attimo il primo teaser, Donald Mustard aveva scritto He is waking up. Quindi questa volta gli dava del maschio, He is waking up. Quindi lui è sicuramente un maschio, raga. Ma chi è? Allora, c'è lei che scappa e lui praticamente che in questo momento è molto più grande di lei. Cioè, guardate, raga, lei e lui che è tutto il teaser, quello vecchio. E se voi guardate bene, dentro di lui, come appunto vi dicevo nello scorso video, non c'è il nero. Raga, questo qui non è nero, guardate, è il cielo di Fortnite. C'è anche l'aurora boreale, insomma, è esattamente il cielo di Fortnite, è fatto così. E come cosa mi sembra molto strana, raga, è come se lui, appunto, come vi dicevo, stesse rinchiuso sotto il ghiacciaio, insomma, stesse rinchiuso forza. Che perché dentro il ghiacciaio c'è il castello, quindi qualcuno probabilmente c'è. Dicevo, come se lui fosse stato rinchiuso dentro questo ghiacciaio per un po' di tempo, ora si sta liberando e qualcuno sta scappando da lui perché è probabilmente malvagio. Insomma, sappiamo che l'Epic cerca di alternare momenti di felicità di Fortnite a momenti di oscurità, insomma, qualcuno che vuole attaccare il mondo, qualcuno che vuole fare un po' di casino giusto per ribaltare la situazione. Continuando ad osservare la mappa di Fortnite, raga, inoltre, se voi guardavate la settimana di caricamento della settimana 8, nella quale appunto c'erano 4 coordinate, le coordinate indicano tutte Palmetto Paradisiaco ed esattamente questo punto, raga, il centro di questi 4 quadranti. E gli utenti di Nintendo Switch, tramite un glitch, al centro di questi 4 quadranti vedevano una nube gigante. Vi ho fatto vedere appunto queste cose nello scorso video, quindi sicuramente Palmetto Paradisiaco c'entrerà qualcosa, anche perché non la cambia dalla stagione 5, l'ha creata dalla stagione 5 e non l'ha mai modificata. Sì, forse hanno fatto qualche piccola modifica ai negozi, ma niente di che. Perciò, raga, magari una modifica l'Epic la fa. Anche se effettivamente preferirei una modifica al laboratorio della latrina, dato che non ci va mai nessuno, una città disabitata e fa anche schifo. Che poi, raga, il laboratorio della latrina è stato il centro di questo fine season 6, perché c'è atterrato AIM, che è appunto la skin battuta di caccia, quella che è uscita nella settimana 7 di questo pass battaglia, ed è la skin che darà origine probabilmente, insomma, che ha dato il via a tutta questa storia della season 7. Perciò sicuramente anche la skin AIM c'entra qualcosa con questo ghiacciaio enorme che vediamo in lontananza. E a proposito, raga, quanto cavolo si sta spostando? Ora non lo vedo nemmeno più. Ma è andato completamente dietro la collina, raga. Ieri era qui davanti a me letteralmente. Adesso è... ma quanto si sta spostando? Comunque, secondo me in questa season 7 succederà che probabilmente l'iceberg andrà verso spiagge snob, perché è veramente tanto che c'è spiagge snob. Non mi ricordo se dalla season 4, ma penso di sì. Comunque, secondo me spiagge snob, anche se ancora sono un po' convinto di laboratorio della latrina. Però vedremo, raga, in base a dove si formerà questo ghiaccio. Detto questo, raga, parliamo di trailer. Poco tempo fa su web girava questo trailer che alla fine si è scoperto che è fake, un trailer creato appunto come concept, un trailer fan made, qualcosa di veramente fantastico, perché effettivamente racchiude tutti i leak che abbiamo detto in un unico trailer, quindi è bello per questo. Guardate, raga, qua in questo caso AIM che appunto crea questo ologramma nella quale si vede probabilmente la città che colpirà. Che figo, che figa sta roba. Io vi dico, la prima volta che lo sto vedendo, questi qui sono tutti AIM cattivi, ok? Strano, molto strano, considerando che questo qui l'hanno fatto prima del teaser. Questo, raga, è il portale, finalmente è il portale che si rivede in gioco. Il portale è creato da due maghi, dai due maghi di questa season. Ovviamente, raga, non potevano usare le skin della season 7 se ancora non le conoscono. Ma vabbè, inizia a nevicare, quindi dai, anche abbastanza realistica, cosa che è successa all'interno del gioco. Con la neve spegne gli AIM, che da qui sembrano essere cattivi. Perché dovrebbero essere cattivi? Non capisco. Ok, non ho capito solo questa cosa. Perché gli AIM dovrebbero essere cattivi? E questo è quello che non riesco a capire. Un altro trailer molto molto figo invece, raga, è questo qui. Sempre fan made, ma è veramente qualcosa di fantastico, perché sono tutti trailer che racchiudono tutti i leaks che abbiamo visto finora. Guardate, raga, qui siamo appunto verso Loot Lake, volevo dire Fresh Factory. E da qua appunto si vede effettivamente il coso che sta arrivando. Così è andato anche un bel po' di tempo fa. E qua ancora tutti erano convinti che la tempesta arrivasse a Fridge Factory. È vero che ancora non lo sappiamo, ed è una città comunque molto possibile, perché è stata creata direttamente dall'inizio del gioco e non ci va nessuno, quindi è probabile che gli sviluppatori la vogliono modificare. Qua in questo caso c'è Pan di Zenzero che sta andando. Vabbè, giusto, Pan di Zenzero è la skin di Natale, vero? Figo. Suona l'allarme, raga, direttamente dal bunker, e da qui inizia a suonare. Guardate che figo. Suona l'allarme e praticamente adesso in teoria dovrebbe arrivare il vortice. Insomma, questo qui è per dare l'allarme a tutti che sta arrivando il vortice. E qua, raga, con un'animazione un pochettino, diciamo, low cost, si vede che sta arrivando effettivamente il
il vortice sopra la città, che appunto verrà distrutto in teoria, secondo questo trailer. E da qua si vede il Natale, che figo. No, raga, questo è proprio fatto benissimo come trailer. Guardate che bello, tutta la mappa di Fortnite innevata. Che poi questa qui va a capire come hanno fatto a farla. E appena è arrivato un bel leak fresco. Non sappiamo se questo è reale o no, ma condividiamo lo stesso la presunta skin del livello 100 del pass. Sì, probabilmente non sarà mai questa, molto molto probabile. Però effettivamente ci assomiglia un po' a quella del teaser. Ma mi sembra molto strano, sembra più un Omega, raga, questa skin. Anche se sinceramente, bah, non ci confido tanto. Comunque sia, si chiamerebbe Zeno o qualcosa del genere. Lui è qui per frizzare ogni cosa. Parte del set freddo come il ghiaccio o qualcosa del genere. Ma allora, sinceramente, come skin non cioè, regalo, no, non mi piace nemmeno. Si vede che non è fatta dall'Epic. Insomma, se l'Epic fa una cosa del genere, non mi piacerebbe proprio per niente. E quindi probabilmente la skin del pass battaglia livello 100 sarà quella che vi ho detto nello scorso video. Anche se ovviamente non lo sappiamo, ragazzi. Sono tutte teorie, sono tutti leak e sono tutte cose che ci fanno divertire. Insomma, è bello poter scoprire, poter ragionare, poter fantasticare su quello che succederà nella prossima season. Detto questo, raga, mi sa che questa volta è un addio. È un addio. È un addio forse a spiagge, forse al laboratorio della latrina e forse a Palmetto Paradisiaco. Ci faccio un giro intorno giusto perché magari quando nella prossima season non ci saranno più, almeno ci sarà questo video che le ricorderà. Guardate che figo il paracadute della skin name, che poi era fatto molto molto bene. Fatto molto bene. Spiagge snob, se noi mettevamo il gioco di notte, insomma, se noi facevamo un po' di passaggi, si vedeva appunto qua un'altra nube, che si pensa appunto che sia la nube quella di che sta arrivando verso l'abortore della latrina. Insomma, la nube è quella dell'iceberg. Stessa cosa a Palmetto Paradisiaco, però da quanto sarà un bug che si vedeva solo da Nintendo Switch, anche perché io non l'avevo visto. Guardate quanto è grande la nube. Prima vi faccio vedere il video di quanto si sta avvicinando velocemente, quanto sta andando verso spiagge snob. Con questa immagine, raga, vi saluto, vi do un buon inizio alla season 7. Mi raccomando, domani 6 dicembre alle 13:15 non mancate assolutamente. Mettetevi il promemoria, mettetevi lo sveglio, insomma, fate quello che volete, raga, ma non potete mancare. Mi raccomando, raga, 20.000 like per questo ultimo episodio della season 6. Noi ci vediamo con la season 7 appunto il 6 dicembre. Condividete con tutti i vostri amici per farvi vedere tutto quello che abbiamo detto oggi, raga. Un po' riassunto di tutta questa season e un po' di trailer. Io vi ricordo di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto per non perdervi la live. Soprattutto iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, raga, noi ci vediamo alla prossima season. Ciao, ciurma!